Ben ritrovati, eccoci ancora una volta qua per una nuova creazione. Cosa andremo a fare quest'oggi? Beh, andremo a ridefinire una creazione già bella e pronta, bella che confezionata. Allora, abbiamo acquistato tempo fa questi due bracciali, uno è già preparato, però qui ho preso l'altro, l'originale, per farvi vedere appunto com'è fatto. E uno color oro e l'altro color argento. Noi andremo a modificare questo color argento. Cosa andremo a fare? Andremo a fare su per giù questo lavoro che abbiamo fatto con i nostri braccialatti, no? Quelli con le scatolette del tonno. E quindi andremo a mettere sia la graniglia sia a fare un disegno. In questo caso ci sono dei fiori. Qua invece Rick già ha preparato la striscia di carta dove appunto si poggerà il disegno e andremo a disegnare dei cuori. Dei cuori che riempiremo, quindi sia i cuori che tutto il resto del bordo bianco con la graniglia. Eccola qua la nostra graniglia per decorazione dei vasi e poi lasceremo i laterali color argento. Il bracciale vedete è aperto sotto, è abbastanza comodo perché ho già usato un paio di volte l'altro e quindi si può anche abbinare a qualsiasi outfit e cerchiamo appunto di dare un nuovo look. Venite con noi e quindi seguite questa trasformazione. Come modello per i nostri cuori, Rick ha preso un ciondolo, ne abbiamo abbastanza e adesso si aiuterà appunto per disegnarlo sulla carta. Appena fatto ve lo farò vedere. Ah, ecco, già fatto, detto fatto. Allora, eccolo qua, guardate carino questo cuore. E adesso andrà a definirli con la penna. Noi siamo precisi, eh? Abbiamo deciso di distribuire la graniglia in questo modo. Allora i cuori li faremo bianchi e poi qua invece metteremo la graniglia, quella lilla. Eccola, vedete? Rick intanto sta preparando quella bianca, poi andremo a preparare la colla, che poi alla fine non è proprio bianca, è un bianco sporco, un bianco panna, vedete? Vedete poi che effetto fa il braccio? Sembra quasi un bracciale di quelli di Cleopatra. Ecco, ho messo quello color oro. E dopo vedremo l'effetto con quello modificato con la graniglia. Rick intanto sta mettendo la colla, in questo caso usiamo la colla vinilica, questo lo ricordo sempre perché me lo chiedete spesso in vari tipi di lavorazione che colla usi, secondo i vari casi, ecco, però diciamo che variamo dalla colla vinilica all'attaccatutto e la colla a caldo. Di solito quando usiamo la graniglia usiamo la colla vinilica. Ecco, abbiamo un bel rifornimento. Potete trovarla in ferramenta, nei grandi magazzini, in cartolibreria, quindi insomma c'è l'imbarazzo della scelta per trovare la colla vinilica, ma anche qualsiasi tipo di colla poi alla fine. Iniziamo a mettere la graniglia, quella di colore chiaro. Alla fine questi due colori, tra tutta la graniglia che abbiamo a disposizione, mi sembravano quelli più adatti, quelli che si adattavano meglio con il colore argento che rimarrà ai bordini del bracciale. Voi mettetela sempre in eccesso la graniglia, poi alla fine la fate scivolare. I nostri cuori sono pronti. Vedete?
Attendiamo che si asciughino e poi procederemo a distribuire la graniglia tutta intorno. Distribuiamo la colla per poi mettere la graniglia color lilla. Rick ha messo la colla per poi distribuire la graniglia lilla. Oh, detto da me è tutta un'altra cosa, vero? Oh, lui è sempre impacciato, non so perché. Devi prendere il via, Rick, a parlare anche tu, perché se un giorno a me andrà via la voce, prima o poi succederà, perché per lavoro devo urlare, e poi con i video sprego tanta voce, quindi prima o poi mi andrà via la voce. Ok, dall'inizio sembra che sia abbastanza carino, eh? Ed eccolo qui, è quasi terminato il nostro bracciale. Dobbiamo solo ripassare sopra la colla per fissare tutto e poi lo smalto per rendere lucente. Sapete sempre, no, che c'è questo passaggio ogni qualvolta nelle nostre creazioni. Ora fissiamo tutto con la colla e poi andremo a lucidare con lo smalto. E dopo la colla adesso andiamo a passare lo smalto. Anche questo serve come la colla da fissante, ma nello stesso tempo però da lucentezza. Lo smalto naturalmente è quello trasparente. Ed eccolo qua, il bracciale è terminato. Vi piace come è venuto? No, stavo ridendo perché Rick sta guardando proprio se l'opera è tutta alla perfezione, ci tiene praticamente, anche quando si tratta non solo di creare cose nuove ed originali, ma di rifare il look a vecchie bijou, come in questo caso. Un bracciale acquistato ma che ci sembrava un tantino anonimo, quindi gli abbiamo dato una nuova vita riempendo la parte superiore con la graniglia e con questi disegni sempre poi riempiti con la graniglia, un contrasto tra il bianco e il lilla. Questo è l'effetto al braccio, si può stringere ad allargare quanto più vi piaccia. Niente, like se vi è piaciuto questo video, sicuramente riproporremo New Look per bijou anche le prossime volte, perché sicuramente c'è sempre qualche occasione. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al nostro canale per rimanere aggiornati su tutto quello che gira intorno al nostro magico mondo del bijou di Rick. Bye bye!